Due appuntamenti, il 26 luglio a Palombaio e la grande chiusura il 28 luglio a Bitonto. 250 partecipanti alle due serate di età compresa fra i 3 e gli 80 anni. Un mare di musica, suoni, luci e balli ed una macchina organizzativa perfetta. Questi sono solo alcuni dei numeri della 12ª edizione del Summer Dance Festival 2024 organizzato da Gaetano De Palo e Nico Prisciandaro, che hanno incollato alle sedie le tantissime persone intervenute domenica sera a Bitonto per la serata conclusiva. Uno spettacolo di oltre 2 ore che ogni anno dimostra di crescere sempre più sul piano della qualità. I due organizzatori non nascondono la loro stanchezza, ma anche tantissima soddisfazione. Qui ci sono 4 mesi di lavoro, abbiamo escogitato comunque una scaletta a tal punto che anche chi guardasse lo spettacolo fosse veramente interessante, e quindi abbiamo dato il massimo e spero insomma che tutte le emozioni che noi avevamo le abbiamo trasmesse al pubblico. Quest'anno volevo dare delle tematiche e quest'anno abbiamo voluto affrontare la clown terapia, che in realtà è un argomento poco conosciuto, e il messaggio era proprio quello di non mollare mai. Cioè, spero che sia arrivato questo messaggio. Abbiamo affrontato il musical di Coco con i nonni, il ricordo dei nonni. Abbiamo comunque affrontato il musical di Notre Dame, che è stato veramente un rischio, perché mettersi a confronto con un colosso come Riccardo Coccianti non era facile, insomma. Quindi ho voluto usare quest'anno e spero insomma che sia andato nel miglior modo possibile. È stato veramente bello, toccante. Quest'anno è stato un anno abbastanza difficile un po', però ce l'abbiamo fatta e siamo veramente felici di quello che abbiamo costruito quest'anno, veramente. Siamo onorati di aver avuto qui Manuela Arcuri, è un volto noto dalla televisione italiana e quindi ci tenevo alla sua presenza e sono insomma felice così. Bravissimi i due presentatori, Michele e Angela Lonardelli, che hanno scandito la serata con le loro uscite, ma anche con i loro interventi musicali. Coadiuvate quest'anno da una madrina d'eccezione, Manuela Arcuri, che forse non si aspettava tutto questo grande show. L'attrice italiana ha presentato la serata, non nascondendo comunque la sempre classica emozione del palco. Che bello, sono felicissima di essere qui. Una serata speciale, piena di musica, di ballo, di arte, stupendo. Io adoro ballare, mi piace anche vederlo proprio, perché ti dà delle emozioni. C'è tantissima gente, veramente sono contenta. Bene. C'è sempre comunque l'emozione del palco? C'è ogni volta che salgo, sempre. E da dopo ballando ho sempre preso un po' di lezioni perché mi piace. E anche un po' a scopo terapeutico, perché ballare ti rilassa, non lo so, è come se facessi una seduta da uno psicologo. Dopo che finisci di ballare ti senti molto meglio, hai tirato fuori tutte le negatività e è come se volassi. I medley tra latino, musica pop e i grandi successi internazionali, gli omaggi alla Disney, in particolare al film Coco ed Encanto, gli evergreen degli anni 60-70, l'omaggio alla Raffaella Nazionale, passando per Notre Dame. Questi sono solo alcuni dei passaggi dello show. Una serata che non si doveva e poteva perdere per la quantità di stili ballati sul palco e ai lati dello stesso, che ha coinvolto la gente presente. Ma un plauso enorme va ai ballerini. Qualsiasi aggettivo non basterebbe per descrivere la loro leggiadria nei movimenti e bravura nella stesura delle coreografie. Se questo non vi è bastato, l'edizione 2025 sarà ancora più entusiasmante. Parola della Dance Team De Palo. L'anno prossimo ci sarà la 13ª edizione e spero di superarmi ancora di più.